Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un nuovo gioco di simulazione appena arrivato su Steam. Si chiama Pista Motorsport, è arrivato il 28 agosto su Steam, quindi è veramente molto recente ed è di uno studio argentino indipendente, quindi con un budget limitato, con un numero di dipendenti che ci stanno lavorando molto limitato, ma loro vogliono puntare a creare un nuovo gioco di simulazione, qualcosa di veramente complicato secondo me al giorno d'oggi creare un gioco di simulazione, anche perché quelli che ci sono attualmente sono davvero tanta roba, però loro ci vogliono provare. Il gioco attualmente è in accesso anticipato, infatti costa 14,90 euro, è molto incompleto ovviamente essendo un gioco in accesso anticipato ed è in continuo sviluppo, quindi escono molti aggiornamenti, ho visto che lo stanno appunto sviluppando perché ogni cosa che viene aggiunta viene rilasciata come aggiornamento. Il gioco si basa attualmente su piste argentine in un campionato argentino, ma detto tutto questo direi di andare a vedere da vicino com'è questo Pista Motorsport. Questa è l'interfaccia di Pista Motorsport, vedete, molto semplice. Abbiamo la possibilità di andare a regolare i suoni, anche se abbiamo pochissime voci da regolare. Abbiamo possibilità di regolare il controller, quindi anche qua veramente un menu molto semplice per quanto riguarda le regolazioni. E poi abbiamo quello che è invece il game, quindi la possibilità di andare ad attivare e disattivare le informazioni all'interno del gioco, andare a fare apparire o scomparire il volante, andare a regolare l'inquadratura, quindi l'impostazione della seduta di guida, quindi come vogliamo quello che è il campo visivo una volta che siamo seduti. Non c'è la lingua italiana, c'è la lingua inglese o la lingua argentina, quindi che poi alla fine è una sorta di spagnolo. E poi come ultima voce abbiamo la grafica, dove possiamo andare a regolare appunto la qualità della grafica. Vedete che anche qua abbiamo pochissime voci per quanto riguarda le regolazioni della grafica. E poi tornando nella home possiamo andare a provare appunto Pista Motorsport. Allora, abbiamo la race che attualmente non è attiva, quindi non possiamo fare gare, né gare in locale né gare online. Attualmente non esistono e verranno introdotte con i prossimi aggiornamenti sia le gare online che la possibilità di fare gare contro l'intelligenza artificiale, che attualmente non c'è. Poi abbiamo un time attack, che come dice la voce appunto è un tempo da battere, questo è già disponibile. Poi abbiamo il test day, dove possiamo fare i test e tutte le nostre prove che vogliamo. E poi abbiamo il garage, dove possiamo andare a vedere le auto. Le auto disponibili sono queste. Abbiamo questa Formula 3 metropolitana con varie livree. Penso che siano auto che corrono nei campionati argentini, quindi queste con le varie sponsorizzazioni. Dopodiché, tornando indietro, abbiamo Turismo Pista C1, che sono le Fiat 1. Cioè ragazzi, abbiamo le Fiat 1, credo che siano le Fiat 1 Turbo 1004. Anche qua abbiamo tante livree, non so se è un campionato rinomato in Argentina questo con le Fiat 1, comunque abbiamo tutte queste Fiat 1, vedete, con tante livree disponibili. Poi tornando indietro, tornando in garage, abbiamo Turismo Pista C3, abbiamo le Toyota Etios, che non so che cazzo, ma che è la Toyota Etios? Non la conosco. Comunque abbiamo le Toyota Etios con varie grafiche. Dopodiché abbiamo le Renault Clio con altre grafiche, quindi qua possiamo avere più auto diverse che corrono una contro l'altra. Poi abbiamo sempre la Toyota Etios e poi abbiamo le Ford Fiesta, anche qua con varie livree. Quindi abbiamo tre tipi di auto che possono confrontarsi quando potremo fare le gare. Adesso possiamo sceglierne una e usare quella per le nostre prove di guida. Poi per quanto riguarda invece le auto, se torniamo in garage, adesso vado a qua, vedete che ci sono già delle auto coperte, si vede questa immagine che ovviamente fa capire che saranno dei kart, e poi qua ne abbiamo altre due che però non ci fanno capire che cosa sono. Poi un'altra auto che mi stavo dimenticando di farvi vedere, disponibile ovviamente anche la Procar 4000, che ricordano un pochino le NASCAR. Abbiamo delle Chevrolet, delle Dodge, delle Ford, quindi abbiamo varie auto con varie colorazioni, quindi anche questa penso che siano auto di un campionato argentino che magari là è molto rinomato.
Quindi questo è tutto quello che abbiamo per quanto riguarda la possibilità di auto da scegliere. Poi, supponendo di fare il test day, quindi le prove, possiamo scegliere le auto da utilizzare. Io vado a selezionare la Etios della Toyota, che mi piace molto utilizzare in questo gioco. Dopodiché in setting possiamo andare a selezionare le varie impostazioni per quanto riguarda il tipo di gara o di prove che vogliamo fare. Abbiamo veramente poche opzioni, abbiamo 4 opzioni. Dopodiché abbiamo le piste. Per quanto riguarda le piste, sono tutte piste argentine, non ne abbiamo moltissime come vedete, però qualcuna l'abbiamo. Dopodiché vedete che qua sono già finite, non ne abbiamo più, però ovviamente loro ne introdurranno delle altre, spero non solo a piste argentine, perché io di queste non ne conosco nemmeno una, quindi quando ci giro è un continuo imparare piste che non ho mai utilizzato. Quindi detto questo, direi a questo punto però di scendere in pista. Quindi scendiamo con un test day, vado a selezionare, come vi ho detto, la Toyota Etios, che mi piace molto utilizzare in questo gioco. Poi per quanto riguarda il setting lasciamo quello di default e il track direi che possiamo utilizzare questo, che è la Plata Buenos Aires versione corta. Quindi usciamo anche da qua e andiamo a far partire la gara, quindi un bel race. Vedete che anche il menu di avvio è molto molto scarno, però parte immediatamente, quindi c'è veramente poco da caricare, è tutto molto veloce. Quindi abbiamo Drive, Garage, dove possiamo andare a regolare gli assetti, anche se non abbiamo chissà quanta roba da regolare. Abbiamo la benzina, le gomme, l'aerodinamica, che qua non abbiamo perché ovviamente con quest'auto non c'è aerodinamica. Abbiamo le sospensioni, poi abbiamo le marce, i freni. E in extras non abbiamo niente, è vuoto. Possiamo comunque andare a salvare per poi ricaricare i vari assetti. E poi vedete che abbiamo qua in alto il tempo che ci dà delle prove, che sono di un'ora, queste prove libere, questo test day, la temperatura che è di 24 gradi, l'ora che sono le 15.04 del pomeriggio e c'è un sole incredibile qua a Buenos Aires. Quindi a questo punto direi di scendere in pista con la mia Toyota Etios a Buenos Aires con pista motorsport. Andiamo a fare un bel drive ed eccoci qua a bordo. L'auto all'interno secondo me è fatta bene, guardate la parte quella dietro al volante, il pezzo di cruscotto che va a collegarsi all'1.8 anteriore, sembra veramente di metallo consumato, con la vernice tutta rovinata, veramente bello anche il volante. Cioè, secondo me l'interno dell'auto è fatto davvero bene, un po' meno le piste, però adesso vi faccio vedere tutto con calma. A sinistra abbiamo le gomme con le temperature e l'usura, sente davvero tanto le gomme fredde, anche queste auto non potentissime, trazione anteriore, con le gomme fredde veramente se si entra in curva un pochino decisi è il finimondo, mentre poi quando si scaldano diventa davvero interessante utilizzarle. In alto abbiamo sulla destra il circuito in miniatura che ci fa vedere dove siamo nel circuito e in alto a sinistra abbiamo il tempo. In basso a destra abbiamo le marce con la velocità e il carburante e in alto, adesso è coperto dal mio bel faccione, abbiamo uno specchietto retrovisore virtuale, in più abbiamo anche quello dell'auto e poi abbiamo quello che è il delta, cioè quanto stiamo migliorando o peggiorando nel nostro giro. Adesso è coperto da me, però abbiamo anche quello. Quindi cambio ad H, prima dentro e via. Nella corsia box non abbiamo una limitazione di velocità, infatti possiamo accelerare quanto vogliamo che non abbiamo limitazione, anche perché probabilmente perché è un test day, quindi siamo solo noi, non abbiamo grossi problemi di limitazione della velocità. E adesso scendiamo in pista. In questo momento abbiamo le gomme che sono quelle anteriori a 46 gradi, quelle posteriori a 41. Come vi ho detto, le gomme quando sono fredde sono veramente critiche, anche su queste auto poco potenti, direi forse un po' troppo, perlomeno per auto come queste che non sono potentissime, trazione anteriore, forse sono fin troppo, diciamo, si sentono troppo rispetto a, secondo me, a quello che è comunque la realtà, che secondo me non possono andare così chiusi con le gomme fredde. Però magari invece è solo il sound, invece sentite che ogni tanto non è preciso quella situazione, cioè c'è proprio un doppio suono,
è uno strano effetto, non è brutto, però è come se fosse un doppio suono. Poi, per quanto riguarda le inquadrature, abbiamo questa interna, questa dall'esterno, questa dal cofano, questa dall'interno un po' spostata e poi torniamo a quella interna. Adesso le gomme stanno salendo un po' di temperatura, sì, adesso pian piano le portiamo in temperatura. Le anteriori sono diventate verdi, mentre quelle posteriori sono rimaste ancora sull'azzurro. Infatti sono a 41 gradi. E con le gomme fredde vedete cosa succede? Questo. Cioè, vedete che non è che ho fatto una curva in maniera super aggressiva, però con le gomme fredde, ragazzi, succede questo. Adesso le scaldiamo, adesso si sono scaldate con il testacoda, quindi le abbiamo mandate in temperatura con il testacoda. Così avete visto quello che succede con le gomme fredde, non stavo spingendo in maniera forsennata. Adesso invece possiamo spingere perché con questo testacoda le gomme si sono scaldate, 71 sull'anteriore, 75 sul posteriore, quinta marcia e siamo a 130 all'ora. Quindi avete visto che era velocità veramente molto lenta, eppure ragazzi a gomme fredde è pazzesco. Poi a gomme calde tutto cambia, vedete? Diventa anche bella da guidare perché tende un po' a intraversarsi, ma si recupera bene perché poi è una trazione anteriore. Però c'è secondo me troppa difficoltà quando le gomme sono fredde. O meglio, a bassa velocità diventa tutto critico. Poi a gomme calde vedete che un pochino tutto cambia. Anche questa, vedete dove prima era successo il patatrack, mi sembra che era questa curva, si intraversa, però si tiene, è anche bello guidarla così un po' al limite. Vedete poi il doppio suono che c'è stato, è come se avesse fatto due suoni diversi sovrapposti, stranissimo anche questo effetto del suono. E adesso quarta marcia e ci buttiamo dentro nel rettilineo. Qua vedete adesso un pochino si intraversa, però si tiene, cioè è bella, così è bello guidarla, ma gomme fredde ragazzi è pazzesca. Abbiamo finito già un altro giro, come vi ho detto la pista è molto corta, quindi i giri si fanno molto veloci. La velocità di punta qua che raggiungiamo è circa 190 all'ora e staccata sbagliata, madonna che botta, staccata sbagliatissima che stavo parlando, mi sono perso via. Quindi ragazzi, questo è Pista Moto Sport, l'ultimo gioco di simulazione arrivato su Steam, è di uno studio come vi ho detto indipendente, quindi con un budget limitato, e sono stati davvero coraggiosi, secondo me fin troppo coraggiosi, a tentare di sviluppare un gioco di simulazione, perché credo che i giochi di simulazione siano veramente impegnativi da sviluppare in maniera diciamo ottimale. Adesso ce n'è ragazzi di veramente top, da assetto corsa competizione alle Man Ultimate, cioè abbiamo veramente dei giochi importanti. Poi tra poco uscirà anche assetto corsa evoluzione, quindi un altro gioco molto importante, soprattutto arrivando da assetto corsa. Ragazzi, è davvero molto coraggiosi questi ragazzi di questa software house indipendente argentina, però ci stanno provando, qualcosa di buono c'è, ancora un accesso anticipato come vi ho detto, lo andate a pagare intorno ai 15 euro, perché comunque è in continuo aggiornamento, gli mancano un sacco di cose, anche il circuito avete visto non ha una grafica incredibile dal punto di vista della definizione del dettaglio, mentre l'auto interna mi piace molto, da pilotare secondo me non sono malissimo per quanto riguarda queste auto, le altre tipo quelle NASCAR sono abbastanza difficoltose, non so, sono auto poco equilibrate, e poi qua come fredde avete visto ragazzi davvero molto critica a riuscire ad utilizzarle a pieno, cioè anche a velocità bassa rischiate il testa coda, poi a gomma calda con queste Toyota ci si diverte anche. Quindi detto tutto questo, spero che questo mio video in cui vi ho portato questo nuovo gioco di simulazione Pista Motorsport vi sia piaciuto, se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto novità, anteprime, spoiler dei prodotti che recensisco e tantissime reel riguardanti
durante la simulazione. Sempre se vi va, iscriviti per il mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto anticipo un po' sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Vi invito anche a seguirmi sul mio profilo Instagram Usati Poco da un nerd e mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, che recensisco, ma tutto ovviamente non posso tenere, quindi li potrete acquistare a prezzi veramente super super scontati. Magari trovate il prodotto che stavate cercando, ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi alcun video, una recensione, un testo, un tutorial o una novità come questa. Ciao e al prossimo video.